La lezione di oggi è dedicata al filosofo Max Scheler ed è una lezione in continuità con quelle precedenti su Husserl, perché Scheler fu uno dei principali, se non il principale discepolo, continuatore di Husserl. E come vedremo è particolarmente interessante perché cerca di applicare la fenomenologia husserliana alla sfera assiologica, alla sfera dei valori, e cioè all'etica. In altre parole, costruisce una scienza fenomenologica dell'etica, dei valori morali. Due parole sulla biografia di Scheler, che nacque a Monaco di Baviera, nel 1874, non visse a lungo, quindi è una generazione successiva rispetto a quella di Husserl, nato nel 1859, ma diciamo muore precocemente, non raggiunge neanche i 54 anni, nel 1928. Di famiglia ebraica, come Husserl, svolge prima studi universitari a Monaco di medicina, studi di medicina, poi invece a Berlino segue, all'Università di Berlino segue Diltai, ha come docenti Diltai, ma anche Simmel, dunque compie studi di tipo filosofico, di tipo anche sociologico. Nel 1911 entra in contatto con Edmund Husserl e aderisce alla corrente fenomenologica, al movimento fenomenologico, e appunto poi offre il suo notevole contributo nell'ambito appunto della ricerca fenomenologica. La sua opera centrale si intitola Formalismo nell'etica e l'etica materiale dei valori e fu pubblicata nel 1916, cioè nel pieno della Grande Guerra, negli anni centrali nell'anno centrale della Grande Guerra. Bene, inizio sempre da una citazione, da un passo tratto appunto, dal formalismo nell'etica, l'opera che vi ho citato, non è l'unica, ma soltanto un definitivo superamento del vecchio pregiudizio che lo spirito umano si esaurisce nella contrapposizione di ragione e sensibilità rende possibile la costruzione di un'etica materiale, sostanziale, a priori. Questo falso e infondato dualismo ragione e sensibilità deve sparire dallo sviluppo della filosofia. La fenomenologia del valore e della vita emozionale deve essere considerata un campo di ricerca autonomo e indipendente dalla logica, nel senso lato, dalla teoria della conoscenza.
scientifica, teoretica in generale. Bene, come già anticipato, la filosofia di Scheler condivide e utilizza il metodo fenomenologico di Husserl, ma si differenzia dal fondatore della fenomenologia innanzitutto per la scelta del campo privilegiato di applicazione del metodo fenomenologico. Mentre Husserl aveva indagato fenomenologicamente l'ambito dell'attività conoscitiva, no, gli atti intenzionali della percezione, della rappresentazione, del giudizio, Scheler intraprende l'indagine fenomenologica della sfera dei sentimenti e delle emozioni. Non è che Husserl avesse escluso questa sfera, anche per Husserl l'indagine fenomenologica della coscienza è a 360 gradi, quindi include sentimenti, emozioni, però poi lui di fatto nelle sue ricerche esposte nelle opere da lui pubblicate si dedicò soprattutto all'indagine fenomenologica della dimensione teoretica. Scheler invece si concentra sulla sfera sentimentale o emotiva. Per Scheler, infatti, non solo la conoscenza teoretica, il pensiero razionale, ma tutta la vita spirituale della coscienza si basa su atti intenzionali e sulle relative leggi fenomenologiche. Di conseguenza anche i vissuti sentimentali, gli atti di coscienza emotivi, per esempio l'atto intenzionale di preferire, di amare oppure anche di odiare, tutti questi atti sentimentali hanno una costituzione eidetica, cioè si fondano su essenze razionali pure, essenze che l'indagine fenomenologica può e deve scoprire ed evidenziare. Quindi, riprendendo il parallelismo tra l'indagine fenomenologica della coscienza, diciamo per così dire interna alla coscienza, l'esplorazione appunto dei vissuti della coscienza, parallelismo con l'esplorazione da parte del prigioniero liberato del mito della caverna di Platone del mondo fuori della caverna, del mondo alla luce del sole, del mondo naturale. Quindi Scheler ne vuole esplorare, indagare in particolare gli oggetti sentimentali, emotivi, emozionali. Secondo Scheler, in base a quanto abbiamo testé detto, i sentimenti hanno un fondamento a priori. Si fondano, cioè, su pure essenze razionali, su datità, sono dati alla coscienza, su datità intuite dalla coscienza attraverso un tipo particolare, peculiare di intuizione, che Scheler chiama intuizione emozionale, si può tradurre anche sentimentale.
Ma la tesi decisiva di Scheler è che gli a priori sentimentali, ovvero le essenze dei sentimenti, sono del tutto diversi e autonomi da quelli della conoscenza teoretica, logico-intellettiva. In questo senso, Scheler si contrappone apertamente alla tradizione filosofica kantiana, al contemporaneo, a lui neocantismo, secondo la quale invece le forme a priori della ragione umana sono solo di tipo logico, teoretico, sono appunto lo spazio e il tempo, le categorie dell'intelletto e la sensibilità, pertanto, non soltanto non avrebbe alcuna razionalità specifica propria, ma addirittura sarebbe l'antitesi della razionalità, della ragione. Infatti, argomenta Scheler, Kant fonda il volere sulla ragione teoretico-scientifica, sull'intelletto, e non riconosce così il carattere originario e specifico dell'atto volitivo. Di conseguenza, la razionalità della volontà per Kant viene ridotta, viene ricondotta e ridotta a quella logico-scientifica. E la legge morale viene equiparata da Kant a una legge dell'intelletto, alle leggi dell'intelletto. Tuttavia, i principi della morale, afferma con forza Scheler, non sono affatto identici a quelli logico-conoscitivi, a quelli intellettivi. Per esempio, pur avendo un contenuto fenomenico parzialmente comune, il principio logico di non contraddizione non è identico al principio morale secondo cui non si può volere al tempo stesso non volere la stessa cosa, fare la stessa azione, compiere la stessa azione. Ma nemmeno non è identico il principio logico di non contraddizione, non è neanche identico al principio sentimentale secondo cui non si può amare e al tempo stesso non amare la medesima persona. In altri termini, per Scheler, le volizioni, no, o meglio, i giudizi pratico-morali, non si può volere e non volere la stessa cosa, e non si può amare e non amare la medesima persona, non sono applicazioni del principio logico di non contraddizione. Non si basano sul principio logico di non contraddizione, applicato al volere e all'amare. Al contrario, quei due giudizi pratico-morali, non si può volere o non volere la stessa cosa, non si può amare o non amare la stessa persona, sono principi del tutto indipendenti da quello logico di non contraddizione. È tutt'altro genere di, appunto, non contraddizione, di coerenza. Il pregiudizio, quello che appunto per Scheler è il pregiudizio della contrapposizione tra ragione e sentimento, quindi l'altra tesi kantiana secondo Scheler è appunto la contrapposizione ragione e sentimento, che per Scheler è pregiudiziale, cioè non è in realtà razionalmente fondata. Questo appunto, questo pregiudizio
Scheller è connesso a un altro grave errore di Kant, la tesi secondo la quale i sentimenti sono fatti del tutto empirici, cioè appartengono all'esperienza sensibile. In base a questa tesi, secondo Scheller, Kant espelle l'amicizia, la simpatia, l'amore dalla sfera morale, sostenendo che tali sentimenti sono manifestazione soltanto della natura istintiva dell'uomo. Dunque, fondare una morale sui sentimenti per Kant significa subordinarla a criteri a posteriori, ovvero appunto, del tutto empirici e come tali relativi, no, motivo per cui Kant no, rigetta i sentimenti, espelle i sentimenti dall'ambito della morale. Ma appunto per Scheller questa è una concezione erronea e appunto l'erroneità di questa concezione, secondo lui, è attestata dall'indagine fenomenologica. Di che cosa? Dei vissuti sentimentali, no, indagine fenomenologica che mostra la presenza in essi di una componente spirituale indipendente dalle sensazioni e dagli impulsi, tanto quanto no, ne sono indipendenti le leggi logiche del pensiero. Infatti, nei vissuti sentimentali sono certo presenti contenuti empirici connessi alla fisiologia e alla psicologia umane. Ci sono anche aspetti fattuali, empirici, riconosce Scheller. Ma in essi, nei vissuti sentimentali, si manifestano anche e soprattutto con piena evidenza essenze universali che non hanno nulla a che vedere con la fisiologia e la psicologia dell'individuo, in quanto sono realtà ideali indipendenti, oggettive. Dunque, i sentimenti hanno per Scheller contenuti propri, contenuti a priori, che sono del tutto indipendenti non solo dall'esperienza, ma anche dalle leggi a priori del pensiero logico-conoscitivo. Ciò significa che accanto alla razionalità logica esiste una specifica razionalità sentimentale o emotiva, che dir si voglia. Ma in cosa consistono allora gli a priori che costituiscono la ragione emotiva? Scheller risponde che consistono nei valori. Valori intesi sia in senso positivo, come sincerità, onestà, stima, coraggio, amore, soprattutto amore, ma sia in senso negativo, no? Come falsità, disonestà, disprezzo, viltà, odio. In altre parole, ogni volta che, per esempio, apprezzo una persona, un altro individuo, la mia coscienza, sostiene Scheller, compie un atto intenzionale di intuizione sentimentale, di intuizione emozionale dell'essenza, valore della stima. La intuizione eidetica del valore
della stima, in quanto essenza, in quanto idea puramente razionale, oggettiva. Tale essenza valore è appunto accertabile fenomenologicamente, è un fenomeno, mi si mostra, mi si manifesta, si dà alla mia coscienza. Quindi, in questo senso, l'essenza valore, per esempio la stima, è fondata su una visione d'essenza dotata di una evidenza indubitabile, assolutamente evidente. I valori a priori, in quanto appunto essenze, e dunque universali e necessari, uguali per tutti e vincolanti per tutti, in quanto appunto oggettivi, assoluti. I valori a priori che cogliamo nelle visioni d'essenza, nelle intuizioni eidetiche, sono per Scheler il fondamento della volontà morale e quindi del comportamento, del nostro comportamento, in quanto volontà morale e comportamento sono finalizzati all'attuazione, alla realizzazione dei valori. I comportamenti morali altro non sono che modi di attuazione dei valori essenziali. Detto altrimenti, l'azione morale è costitutivamente l'azione che si propone di realizzare un'essenza valore, così come essa si manifesta in modo evidente in un atto intenzionale di tipo emozionale. In questo senso, il comportamento morale si distingue per Scheler da quello non morale, che nasce invece, a differenza del comportamento morale, da un volere cieco, buio, cioè nasce unicamente da impulsi fisiologici e psicologici di tipo inconscio. E quindi questo volere non morale, in quanto di natura fisiologica, psicologica, inconscia, è privo dell'orientamento, dell'indirizzamento fornito dalla visione d'essenza, appunto, che ci manifesta un valore da perseguire, da realizzare. Grazie a questa fondazione sui valori, Scheler può rivendicare alla sua etica sentimentale un altro elemento di superiorità rispetto all'etica di Kant: il suo carattere materiale, sostanziale, contenutistico. Usa Scheler, lo definisce materiale appunto nel senso di sostanziale. In altre parole, mentre Kant, secondo Scheler, propone un'etica meramente formale, no, ricordiamoci l'imperativo categorico, ordina di comportarsi in modo universale. È un comandamento formale, non ordina non rubare, non uccidere, eccetera. No, non ordina dei contenuti, appunto dei... Non è materiale in questo senso, non è un'etica, la legge morale non è materiale, è puramente formale. Prescrive soltanto di rispettare appunto una forma, appunto l'universalità, il carattere
universale del comportamento. Poi sarà l'individuo che dovrà decidere di volta in volta il contenuto materiale in cui si traduce l'indicazione, la prescrizione formale dell'universalità. Quindi, secondo Scheller, Kant in questo modo propone un'etica, no, unicamente formale, che è in grado di fornire, di offrire solo criteri astratti e generali per la determinazione dei comportamenti effettivi. Mentre Scheller ritiene di aver elaborato un'etica capace di indicare i contenuti concreti fondamentali, i valori per l'appunto, in base ai quali è possibile operare delle scelte morali. In questa prospettiva Scheler giunge a definire, a proporre una gerarchia oggettiva, universale, necessaria dei valori, in base alla quale è possibile stabilire la relativa superiorità o inferiorità di un valore rispetto a un altro valore. Questa possibilità, no, di una gerarchia oggettiva, universale, necessaria dei valori è fondata da Scheler su un atto intenzionale specifico, proprio come sempre della coscienza, da lui chiamato atto puro del preferire. Come tutti gli atti intenzionali, ovvero come tutte le intuizioni eidetiche, le intuizioni d'essenza, l'atto puro del preferire è dotato di un'evidenza apodittica, ossia è assolutamente vero. Esso, secondo Scheller, perviene alla statuizione di cinque tipi e dunque di cinque livelli di valori in ordine di superiorità crescente. Primo tipo, a livello inferiore, relativamente più basso, i valori sensibili del piacevole e dello spiacevole, basati sui sentimenti strettamente correlati alle sensazioni, alle intuizioni sensibili. Per esempio, il sentimento della piacevolezza connesso alla sensazione tattile di una superficie liscia, morbida, vellutata, piuttosto che il sentimento della spiacevolezza correlato a una sensazione tattile di ruvidità, di scabrosità. Secondo tipo di valori, a un livello relativamente superiore, i valori corporei del nobile versus volgare, utile anziché dannoso, valori basati su sentimenti, in questo caso correlati alla condizione e alle caratteristiche del corpo. Quindi, se appunto, per esempio, un medicinale mi è utile, benefico alla mia salute, piuttosto che invece nocivo, dannoso per la mia salute. Terzo livello, i valori vitali della generosità piuttosto che dell'avarizia, del coraggio anziché della viltà,
valori vitali in quanto correlati alle mie funzioni biologiche, fisiologiche. No, per esempio, il coraggio rispetto alla emozione fisiologica, istintiva, alla pulsione, che non è un sentimento per Shelley, alla pulsione istintiva della paura. Quindi posso reagire con viltà oppure con coraggio. Quarto tipo, ovvero quarto livello, quindi sempre più in alto, i valori spirituali, del vero, anziché falso, del bello versus il brutto, del giusto versus l'ingiusto, no, valori spirituali basati sui sentimenti che si riferiscono al mio io, al mio io puro, cioè alla mia coscienza razionale. Quindi, appunto, vero, falso a livello teoretico, bello, brutto a livello estetico, giusto, ingiusto a livello politico. Infine, arriviamo al livello più alto, al sommo livello, nel quale Scheller pone i valori religiosi, del sacro anziché profano, della pietà, l'essere pio, anziché dell'empietà, l'essere empio. I valori religiosi ovviamente sono basati su sentimenti propri non dell'io razionale, della coscienza razionale, ma della persona, della personalità, dell'uomo in quanto persona, cioè dell'individuo umano inteso come totalità unitaria, sintetica di tutti i suoi atti intenzionali di ogni genere, quindi non solo quelli teoretico-scientifici, anche quelli morali, politici, estetici. Quindi, individuo umano inteso come totalità unitaria di tutti i suoi atti intenzionali, ma con un rilievo particolare, un privilegio dei legami affettivi, no, di ogni individuo, quindi la persona è costituita dall'affettività che ogni individuo sente ed esprime per gli altri, per altri io. In altre parole, appunto, sentimenti come la simpatia e al sommo, al massimo grado, l'amore per gli altri. Dunque, il vertice della gerarchia assiologica così stabilita da Scheler è rappresentato dai valori religiosi e dal connesso sentimento dell'amore per gli altri, dell'amore universale per ogni uomo, grazie, no, ai quali valori religiosi, sentimento d'amore, l'uomo assurge per Scheler alla sua massima dignità, quella appunto, quella di persona. La massima dignità dell'essere umano consiste nel diventare una persona. Soffermiamoci appunto su questo importante concetto scheleriano di persona. Ha una doppia valenza. Da un lato, configura l'essere umano come un'unità biopsichica, superando
il dualismo tradizionale anima-corpo. Dall'altro lato, il concetto di persona mira a superare la concezione razionalistica che attribuisce all'io, ossia alla coscienza, il massimo valore dal punto di vista della dignità umana, cioè ciò che rende, no, ciò che fa, la massima dignità umana. Invece, appunto, questa concezione va superata, secondo Scheller, a favore di un modello umano centrato invece sulla preminenza della sfera sentimentale e quindi sulla connessa peculiarità del singolo io, del singolo individuo, della singola coscienza, e al contempo non solo quindi sulla sua specificità, peculiarità, ma anche sulla sua socialità, che per la sua relazionalità con gli altri io, le altre coscienze, una relazionalità, ovvero una socialità che per Scheller è costitutiva dell'uomo in quanto persona. E quindi, no, in quanto capace di elevarsi alla sua massima dignità appunto di uomo, alla sua massima dignità umana. In base a questa, no, a questa tesi, a questa visione, Scheler prende le distanze, almeno parzialmente, da Husserl, in quanto afferma di non condividerne la teoria dell'ego trascendentale universale, che Scheler considera una deriva verso l'idealismo soggettivo, cioè un idealismo alla Fichte oppure alla Hegel. Non condivide quindi Scheller l'individuazione da parte di Husserl dell'io trascendentale universale come principio assoluto e quindi fondamento assoluto dell'intera realtà. Uomo naturalmente compreso, anzi uomo per primo. Per Scheller, infatti, in questo modo Husserl riduce il singolo essere umano a una sorta di copia seriale dell'ego trascendentale, no, una copia in serie, ripetuta in serie, mortificando la differenza peculiare, l'unicità, l'individualità irripetibile di ogni uomo, no? Tutte caratteristiche che invece per Scheller costituiscono, no, il nucleo della dignità umana. Bene. Concludo dicendo che mi pare particolarmente interessante appunto la scienza fenomenologica dei valori elaborata e proposta da Scheller, in quanto soddisfa un obiettivo che Husserl aveva chiaramente indicato, quello appunto di superare la crisi dei valori, superare il relativismo assiologico, quello che Max Weber aveva chiamato il politeismo dei valori, un politeismo dei valori inaugurato almeno
nell'età contemporanea, fine 800, primo 900, da Nietzsche con il suo, più che inaugurato, diciamo così, denunciato, evidenziato, proclamato da Nietzsche con il suo annuncio, Dio è morto, ovvero con la sua tesi del crollo di qualsiasi possibilità di fondare in modo assoluto i valori, appunto in questo senso Scheler propone, offre una rifondazione fenomenologica dell'assolutezza dei valori assoluti. E per quanto in questo senso possa essersi diciamo distanziato da Husserl, a mio parere appunto ne realizza in modo almeno in buona parte coerente dei compiti che lui stesso, che Husserl si era posto. Bene, questo è tutto per oggi. Alla prossima lezione.